Se era ammalata mia mamma, mi dava fastidio vederla a letto stesa. Carlo, ho sete. Mamma, ti arrangi. Tanto non guarisci, né se bevi, né se non bevi. Anzi, visto che non sei più capace di servirmi e pretendi, tu e l'uomo che t'ha fatto fare razza, fuori. Infatti, li ho portati sulla Torino-Piacenza. Lì c'è una piazzola interna. Vengono figli da tutta Italia a deportare i genitori. È uno dei 3 punti di smaltimento autorizzati. Non puoi più lasciarli in giro a destra e a sinistra come prima. Vedi proprio ragazzi di 12 anni che alzano le mani per l'ultima volta sui padri e si vantano. I miei nell'essere lì sono andati un po' giù di morale, si aspettavano di più. Mamma, un attimo di pazienza, adesso percuoto anche voi e sarete contenti. Non siamo in gita. Verso sera arriva un gruppo di andini col poncio e tutto. Si canta, si danza, a un certo punto tagliano la testa dei genitori. Non tutti, quelli che sono lì. Se mi dici gli arti e il tronco che fine fanno, non lo so. La testa la prendono e la tirano 10 volte più piccola. Fanno un bel lavoro, eh? C'è tutto in scala, occhi, naso, sono precisi. Te la mettono in un vaso di vetro ed è pronta. Dopo un giorno di festa, è un bel ricordo portare a casa mamma e papà sotto spirito. Perché. Adesso che i 2 somari sono via, posso dedicarmi con calma a vendere fuori quello che ancora c'è da vendere. La casa è già sull'ipoteca, per cui i libretti postali li ho già mangiati fuori. Con le puttane un attimo. Non solo quel vizio lì io. C'è il vestito da sposa di mia mamma, vale 300, vale 500 di 1000 lire, è un peccato lasciarlo lì nell'armadio. E la tomba di famiglia, quella lì vale 8 posti. C'è dentro mio nonno, però problemi non ce n'è. Io lo tiro su, lo piego in 2 e lo metto nella cuccia del cane. O nel box o nel solaio, viene sempre buono, sto uomo. Perché. Sono contento, perché mio figlio ha 5 anni e fa tutto quello che faccio io. Ieri sono venuto a casa e mi ha sputato in faccia. Apposta senza motivo. Per quello viene su bene. Speriamo tenga, eh. Se in giro della gente che ti rovina.